Nel Vangelo di oggi, in cui ricordiamo la solennità della Santa Famiglia di Nazareth, troviamo diverse suggestioni che sono veramente interessanti. Da un lato c'è il bellissimo cantico di Simeone che recitiamo a compietta tutti i giorni: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Ma le suggestioni pedagogiche per la riflessione di oggi le vorrei cogliere da due annotazioni che riguardano l'atteggiamento dei genitori di Gesù in quanto genitori di Gesù ragazzino e quindi in qualche modo nel pieno della sua stagione educativa. Presentazione di Gesù al Tempio e anche, diciamo, il momento di spaesamento, perché in qualche misura devono fare i conti con il progressivo disvelarsi della sua identità. Il primo elemento. Maria e Giuseppe, genitori di Gesù, si stupivano di ciò che la gente diceva di lui. Parliamo di un bambino e effettivamente l'idea dello stupore per ciò che la gente diceva di Gesù. È chiaro che nel caso di Gesù c'era motivo di che stupirsi, ma io credo che questo insegnamento sia importantissimo per tutti i genitori. L'idea che mentre ti occupi dell'educazione dei figli sei chiamato a lasciarti stupire ogni giorno dalla personalità unica e irrepetibile di ciascuno di loro che prende progressivamente forma. Ovvero si tratta di evitare il rischio e la tentazione di voler modellare i propri figli o le persone che ci sono affidate perché siano a immagine e somiglianza delle nostre aspettative. L'idea che l'educazione si traduca in un modellamento perché ciascuno debba essere pienamente adeguato alle nostre aspettative, oltre ad essere pedagogicamente debole e in qualche modo la negazione dell'idea stessa di educazione, è anche un atteggiamento foriero di gravi difficoltà e grandissimi disagi. Spesso a scuola le insegnanti si trovano a interagire con i genitori, per lo più per cercare di creare un'alleanza educativa, ma anche per cercare di evitare che in qualche modo ci sia un eccesso di tentativo di far sì che il bambino, di far sì che il ragazzo sia solo o soprattutto pienamente aderente alle loro aspettative. La seconda, l'ultima annotazione invece riguarda un po' con la frase finale che leggiamo nel Vangelo di oggi, cioè l'idea che Gesù crescesse in età, sapienza, grazia, cioè un'educazione di tipo olistico, globale, integrale, non solo l'ipertrofia di alcuni aspetti nella dimensione educativa, ma in qualche modo l'educazione di tutta la persona umana.